Signore all'ascolto, buonasera. Siete collegati in diretta con lo stadio Meazza di Milano San Siro, dove sta per avere inizio l'incontro tra l'Inter e la formazione del Rapid di Bucarest, valido quale gara d'andata del primo turno di Coppa UEFA. Siamo a livello di 32esimi di finale. Per l'Inter si tratta di un atteso rientro in Europa dopo la raggelante eliminazione patita nel primo turno di due stagioni fa con il Boavista e la mancata qualificazione alle coppe dello scorso campionato. Per quanto riguarda il Rapid Bucarest, non è che si sappia molto di questa formazione, partiti intanto. In campionato ha disputato finora 5 partite ottenendo 4 punti, una sola vittoria ottenuta nell'ultimo turno di campionato nel derby con lo Sport, una delle tante squadre del massimo campionato. Bergkamp, attivissimo in questa fase iniziale, riesce a farsi largo, cerca spazio per il cross, lo trova e c'è il tocco con la mano da parte di Stanciu. Rivediamo, vedete il cross e Stanciu chiaramente con un braccio mette il pallone a fondo campo e c'è anche ora ammonizione dell'arbitro per le proteste. Calcio di rigore sciocco nella dinamica ma ineccepibile. L'ha toccato con la mano e poi per proteste è stato ammonito Hrstea. E il gol intanto di Dennis Bergkamp su rigore. Undicesimo del primo tempo, sventola di Bergkamp e Inter in vantaggio. Rivediamo l'esecuzione del dischetto dell'olandese. Assolutamente nulla da fare per il portiere Toader, comincia bene per l'Inter. 1-0. Intanto c'è un fallo di Bergomi su Zura. Batte Chiriza, attenzione, c'è questo pericolo. Si fa beffare da Andraji, incredibile, quella che era la prospettiva che Ferri temeva durante l'intervallo si è verificata. Andraji di testa beffa tutta la difesa interista, Zenga compreso, e al settimo del secondo tempo riporta le sorti della partita in parità. Nazionale con tanta buona volontà, Battistini. Bergomi, Shalimov, parte il cross, Bergkamp si coordina e segna un bellissimo gol, splendido gol di Bergkamp al 21esimo del secondo tempo, davvero una prodezza e il giocatore c'è indubbiamente, bisogna fare in modo di sfruttarne le grandi qualità nel modo migliore. Rivediamo, osservate la splendida esecuzione di Bergkamp, davvero un gran gol sul cross di Shalimov. Avete visto come prima di staccare in forbice ha tenuto gli occhi ben fissi sul pallone e poi ha trovato il difficilissimo impatto per il gol del 2-1. Biglietti venduti per un incasso di 584 milioni. Lancio per Bergkamp, buona! Bergkamp, gol, gol di Bergkamp, tripletta di Bergkamp al 33esimo del secondo tempo. Bergkamp mette dentro il gol del 3-1, ora ci si può stare. E sono tre i gol della stella olandese. Rivediamo l'ottimo lancio in profondità, osservate la grande coordinazione di Bergkamp che pur in piena velocità riesce a effettuare il tocco vincente nonostante il tentativo di fallo di Jovan. Tre gol di Bergkamp per un Inter che ora conduce 3-1 e almeno il risultato sta facendosi confortante.
Manicone, Sosa, anticipato da Haralambos, si fa vedere dell'anno, Bergkamp in posizione regolare, il pallonetto ed è superato l'estremo difensore cipriota Cristoffi, e per l'olandese è la quarta realizzazione in questi primi tre turni di UEFA. Quindi Bergkamp che apre le marcature, rivediamo il tocco di testa dell'anno, non fa molta fatica a piazzarsi al limite dell'area, a superare con questo delizioso pallonetto Cristoffi per l'1-0 dell'Inter. Inizio in scioltezza per Bergkamp e stato Massimo Paganin a fermarlo. Il lancio ora è su Fontolan, buon lavoro di Fontolan, esterno splendido per Scialimo, virare a tiro e la palla è il gol. Gol dell'Inter con Scialimov, azione impetuosa in contropiede dell'Inter, perfetto il tempo della giocata, Scialimov sbarcato, mette dentro il pallone dell'1-0 per l'Inter al quinto minuto di gioco. Gol di Scialimov, tutto molto bello, Inter in vantaggio, che ora naturalmente ha la possibilità di giocare con maggiore tranquillità questa partita, che si era presentata insidiosa soprattutto per l'esito non del tutto confortante del match d'andata. Inter in vantaggio con gol di Scialimov dopo 5 minuti di gioco. L'Inter naturalmente può ora sfruttare anche il contropiede, prova la battuta Bergkamp, poi recupera Fontolan, palla ancora per Bergkamp, tiro e 2-0, Inter che raddoppia e al ottavo del secondo tempo Dennis Bergkamp gela gli entusiasmi del Apollon mettendo dentro, come vediamo, con un piatto destro sul perfetto suggerimento il pallone del 2-0. Ancora verso Yangudakis, Pittas, parte il suggerimento profondo, c'è questa buona iniziativa, palla fuori, attenzione, il tiro e il gol da parte di Skoliarec, ha segnato Skoliarec, buona azione da parte del Apollon che si rimette in corsa, decimo del primo tempo, vedete il suggerimento preciso per Skoliarec che appena dentro l'area di rigore calibra il destro sul quale Zenga nulla può fare. Gol di Skoliarec e situazione di 2-1 a favore dell'Inter. È partita che promette di Limassol, mettono in difficoltà la retroguardia interista, Iosifides al tiro della bandierina e c'è questa conclusione con palla che termina in gol, ha segnato il secondo gol, il gol del pareggio, l'Apollo di Limassol tutto da rifare, grande battuta da fuori area, veramente molto bella da parte del giocatore Cepovic, abbiamo rivisto il suo tiro e al trentesimo Cepovic mette in parità la partita 2-2. Rivediamo la sua conclusione che picchia sul palo, sull'altro palo e si infila per l'indescrivibile entusiasmo del pubblico presente qui allo stadio Sirion, partita che fa trepidare ma che indubbiamente è molto divertente. Sosa dalla bandierina, siamo al 38esimo del primo tempo, il risultato è di 2-2. Il colpo di testa di Fontolan, stavolta è gol, terzo gol dell'Inter, premio meritato a Fontolan che ha giocato una splendida partita fino a questo momento. Inter di nuovo in vantaggio al 38esimo del secondo tempo, 3-2. Ma non è sicuramente finita, visto come sono andate le cose fino a questo momento. Porta,
pallone che viene recuperato da quest'altra parte da Pittas, e su Pittas secondo l'arbitro commette fallo Bianchi. Va naturalmente a spogliare Zapattere, mentre il cronometro segna 39 minuti nel corso del secondo tempo. E gol! C'è il gol del 3-3. Ha segnato il gol del 3-3 Iosifides. Gol di Iosifides al 39esimo del secondo tempo. Situazione punteggio ancora a favore dell'Inter, gol di Iosifides. L'Inter può permettersi anche di perdere per 4-3, naturalmente sarà bene anche per il morale che i nerazzurri non escano sconfitti qui da Cipro. Vede Sosa e lo lancia millimetricamente. Sosa entra in area. Sosa, e stavolta il rigore c'è, stavolta il rigore c'è. Rivediamo Sosa, e vabbè, e stavolta proprio non può esimersi il signor Numbertal. Siamo al 35esimo del secondo tempo, calcio di rigore a favore dell'Inter, un minuto dopo che non era stato concesso un altro colossale. Ora Bergkamp dal dischetto. Dennis Bergkamp contro Gunn. Ululati del pubblico. Parte Bergkamp, gol, Inter in vantaggio al 36esimo del secondo tempo. Dennis Bergkamp sblocca la situazione e porta in vantaggio meritatissimamente, bisogna dirlo, l'Inter. Nulla da fare per Gunn, tiro secco dell'olandese e l'Inter finalmente passa in vantaggio, il caso di dirlo, dopo che i nerazzurri avevano confezionato tutta una serie di occasioni da gol e che l'arbitro Numenthaler non aveva punito il Norwich per un evidentissimo fallo da rigore su Bergkamp un minuto più tardi. Calcio di punizione di Woodthorpe, il colpo di testa di Orlando, la palla è per Bergkamp, via, saltato l'avversario. Entra in area Bergkamp, c'è anche Sosa, tiro, gol! L'Inter segna con Bergkamp al 43esimo del secondo tempo e pone fine a tutte le ansie, le paure e le sofferenze di una partita davvero molto molto difficile. 43esimo del secondo tempo, quando il Norwich ormai era tutto sbilanciato in avanti, in attesa e nella speranza di trovare il gol per andare ai supplementari, Dennis Bergkamp ha trovato il varco sulla sinistra e ha infilato nel paletto più lontano. Gol ancora di Bergkamp, il settimo gol di Bergkamp in Coppa UEFA. Rivediamo ancora. Manca ora un minuto al 90esimo, mentre rivediamo il tiro di Bergkamp che fa secco il portiere Gunn. Pallone che si infrange sulla barriera, ancora Manicone. Paganin, palla persa. Il guardialino aveva alzato la bandierina per segnalare un offside non rilevato dall'arbitro. Manicone, contropiede affidato a Shalimov, ancora Paganin, scatta Jonk, il controllo con il petto, la palla ed è gol! Nerazzurri in vantaggio al 32esimo con Wim Jonk, azione di contropiede, rapida, perfetto il controllo dell'olandese e Inter in vantaggio. Pescato perfettamente anche da Massimo Paganin. Rivediamo, presa di infilata la retroguardia tedesca, ottimo il controllo di Jonk con il petto e il suo destro imparabile per il portiere Klos, collo pieno per Jonk, Inter in vantaggio al 32esimo minuto, è una buona iniezione di fiducia
per i minuti che verranno. Si tratta ora di amministrare questo vantaggio, di non depauperare quindi una condizione più che invidiabile per quanto riguarda il proseguimento della partita. Chapuisat fugge al controllo di Paganin, Bergomi rinvio di manicone, Zammer, Ferri, Reuter, collo pieno, Zenga la lascia andare e non giunge all'appuntamento Chapuisat con il portiere nerazzurro che va a reclamare un probabile, anche se non viene evidenziato dalle immagini, offside dello stesso Chapuisat. Per quanto concerne Jonk, si tratta della sua seconda rete in questa edizione di UEFA, era già andato a segno a Bucarest. Sosa, Kutowski verso Klos, costretto al rinvio immediato, Shalimov e Van der Ende che si ostina a non consultare con lo sguardo i suoi collaboratori. Anche in questa occasione il guardiano di destra aveva segnalato una posizione irregolare di un giocatore nero-azzurro. Bergomi, Fontolan, pallonetto, Jonk insiste ancora, possibilità per il raddoppio, un dribbling secco ed è il 2-0. Jonk 2-0, doppietta del centrocampista olandese, 35esimo minuto. Grande azione di Jonk e vedete questa immagine dà l'idea ora della grande fiducia che la squadra ha in se stessa e soprattutto nel suo olandese, fra gli uomini più discussi in questa stagione. Rivediamo perentoria la cavalcata di Jonk, grande freddezza nel far secco il portiere Klos e vedete come elude anche l'intervento di Schulz. Estrema freddezza di Jonk, 2-0, Borussia annichilito. Rodriguez dalla bandierina, l'uscita di Zenga anticipato da Schulz e Schulz porta sotto il Borussia. Il gol al 37esimo. Rivediamo l'uscita di Zenga, quasi sicuro di abbrancare il pallone, di respingerlo ed invece non ci arriva e sfiorando forse anche il pugno in faccia, Schulz mette dentro per l'1-2. Manicone, Dell'Anno, il cross, svetta Massimo Paganin, Zammer battuta al volo, sull'altro fronte Sosa e poi scatta Shalimov, lo rimonta Freund, Shalimov in vantaggio, Shalimov si presenta davanti a Klos, Shalimov ed è gol ed è il 3-1 ed è forse il suggello a questa partita, il gol di Igor Shalimov, 44esimo minuto in questo istante, 3-1 per l'Inter ed è giusto che vada a finire così. Sorride Marini ed è Shalimov abbracciato dai compagni. Rivediamo il tocco sapiente di Sosa per lo scatto di Shalimov, conserva ancora le energie sufficienti per evitare l'intervento del difensore avversario e con estrema freddezza abbattere poi Klos. Da quest'altra angolazione il sinistro, il raso terra di Shalimov, nulla da fare per l'estremo difensore del Borussia. Schmidt, tutta l'Inter nella propria metà campo. Zelic, Zorc, Chapuisat,
per inserimento di Zorc. Zorc tu per tu con Zenga e il Borussia va in vantaggio. 38 minuti e 50 secondi ha colpito Zorc, l'intervento di misura, tutta da rivedere l'azione del Borussia Dortmund, molto astuto Zorc, niente da fare per Zenga, ecco il tocco di Chapuisat, forse a gamba tesa Zorc in anticipo su Battistini e poi palla sotto la traversa. Festeggiare Zorc, rivediamo d'altra angolazione Chapuisat, ecco l'inserimento del numero 8 e capitano del Borussia Dortmund. Potevano esserci gli estremi per un calcio di ha cercato un gol difficilissimo. Soluzioni come queste ovviamente sono ampiamente alla portata di un campione come Dennis Bergkamp, che ripetiamo soprattutto nelle sfide di Coppa UEFA ha dato il meglio di sé in questa stagione con la maglia dell'Inter. Ricken, destro e a sorpresa il Borussia Dortmund si porta sul 2-0. Attenzione, 1 minuto e 45 secondi, proprio lui Lars Ricken, 17 anni, non ci ha pensato su due volte, ha lasciato partire un destro angolatissimo e festa grande sugli spalti del Meazza occupati dai tifosi tedeschi. Zorc nel primo tempo, ora Ricken proprio in apertura di ripresa. Rivediamo la conclusione di Ricken, battuto Zenga, tiro imprendibile, lo rivediamo d'altra angolazione, era anche leggermente coperto Zenga. Sammer, Reinhardt, Fontolano. Sosa temporeggia, velo di Manicone, Bergkamp, Manicone ha spazio davanti a sé, può approfittarne, Manicone, palla sul sinistro, è rete per l'Inter. 36esimo minuto della ripresa, Manicone ha avuto la sua chance, non ha fallito. Inter 1, Borussia Dortmund 2 e ora i tifosi nerazzurri possono liberare la propria gioia. Gran parte della paura è passata. Manicone con l'assistenza di Bergkamp, sfondamento per vie centrali, è andata in barca stavolta la difesa del Borussia Dortmund, in ritardo il libero Zelic, Manicone palla sul sinistro, battuto Kloss in uscita. Ancora il sinistro vincente di Manicone. Orlando Sosa, dentro Bergkamp, si gira l'olandese, ha avuto per un attimo la possibilità del tiro, cerca spazio, è costretto ad allargarsi da fuori ad Orlando, il cross, lo stacco di testa da parte di Fontolan e l'Inter è in vantaggio. Fontolan porta in vantaggio l'Inter dopo 6 minuti e mezzo di gioco alla Sant'Elia, 1-0 per l'Inter. Rivediamo, vedete il cross da parte di Orlando e tra due avversari Fontolan indovina il colpo di testa che scavalca inesorabilmente Fiori portando in vantaggio l'Inter. 1-0 dunque per i nerazzurri con questo colpo di testa da parte di Fontolan che abbiamo rivisto più lungo, il rinvio di Massimo Paganin, la palla a Napoli, largo su San, gli si avvicina ancora Massimo Paganin, Allegri, Allegri si gira ottimamente, segna il pareggio Oliveira, velocissimo movimento di Oliveira che deffa la difesa dell'Inter e porta in parità il Cagliari, 11 minuti di gioco, Oliveira 1-1. E la partita continua a mantenere le promesse della vigilia, vedete il grande movimento da parte di Oliveira, in ritardo Antonio Paganin, palla nell'angolino, Zenga che non può farci nulla, 1-1. Immagini che ci ripropongono il destro, vedete precisissimo di Oliveira, bravo soprattutto nel movimento con cui si è girato rapidissimo lasciando in surplus il diretto avversario Antonio Paganin.
immagini di nuovo in diretta. Matteoli al tiro della bandierina, mentre osserviamo Zenga, batte con il destro, con taglio a rientrare verso la porta. Zenga coi pugni riesce ad anticipare. Manicone, Bergomi, ancora Manicone in posizione di ala destra, varco per l'Inter, chiude però Pusceddu, converge Manicone, il tocco è per Sosa, la palla sul destro, il gol, gol dell'Inter al sedicesimo. L'Inter ritorna in vantaggio con gol di Ruben Sosa, tipica azione di contropiede, e vedete le teste sulla panchina dell'Inter con il destro. Probabilmente c'è stata anche una deviazione da parte di un difensore, vedete il tocco di Manicone per Ruben Sosa e probabilmente ha sfiorato Villa mettendo fuori tempo è il portiere Fiori. Sì, c'è la deviazione, Sosa però ha battuto con il destro e ha riportato in vantaggio l'Inter al sedicesimo del secondo tempo. Sanna va via, lo aspetta Massimo. Napoli, Primiti, Sanna, Napoli, cross, il colpo di testa e la palla in gol, ha segnato Criniti, ha segnato Criniti, il nuovo entrato, 2-2, 36esimo del secondo tempo, 2-2, Criniti per il Cagliari, lasciato colpevolmente incustodito a due passi da Zenga. Criniti, che vedete si è anche tolto la maglia, riceve l'abbraccio dei compagni. Rivediamo il cross di Napoli, è fuori posizione Massimo Paganin, il colpo di testa vincente di Criniti, 2-2. Eccolo, nulla da fare per Zenga, e ora esplode di nuovo l'urlo del Sant'Elia. 2-2, partita molto bella fra Cagliari e Inter, in una grande Inter. Sì, diciamo che Inter un po' in Coppa si trasforma un po', e stiamo andando in vantaggio, mi piace perché loro stanno giocando pure bene, speriamo continuare così e almeno finire due, su 2-1. Attenzione, gol invece, gol da parte del Cagliari. Ruben, cosa cambia così a caldo? E ha segnato Pancaro, Pancaro il nuovo entrato, mosse vincenti di Giorgi, ha mandato in campo prima Criniti, poi Pancaro, e proprio i due nuovi entrati hanno segnato. Ora la situazione è di 3-2. Adesso cambia molto, loro Cagliari giocando fuori casa gioca meglio, allora il perdere questa partita ci mette a vincere la casa tranquillamente, però è difficile, il Cagliari sta giocando molto bene, speriamo di giocare bene a Milano e cercare di passare questo turno importante. Grazie Ruben. Ecco, abbiamo sentito la testimonianza proprio di Ruben Sosa e avete visto che anche il tiro di Manicone. Berti mette in mezzo, il tiro ancora di Bergomi, e c'è calcio di rigore, vediamo, e il pallone è stato sfiorato con la mano da Sanna, che si era proposto in contrasto con le braccia lontane dal corpo, e l'arbitro ha decretato il calcio di rigore. 37esimo del primo tempo, rigore per l'Inter. Vedete l'espressione un po' ironica dei giocatori del Cagliari che non sono convinti della decisione arbitrale. L'arbitro ha concesso il calcio di rigore perché Sanna si è proposto, ecco che rivediamo. Vedete che tocca con un braccio, braccio discosto dal corpo, però chiaramente sono interpretazioni che lasciano sempre la possibilità ad ampi margini di discussione. Fatto sta che l'arbitro Donna ha decretato questo calcio di rigore e sul dischetto per l'Inter c'è ora Bergkamp, rincorsa, tiro, gol, Inter in vantaggio.
grandi feste per Bergkamp, un po' avviliti i giocatori del Cagliari, in effetti la decisione dell'arbitro non può non scontentarli, fermo restando che in ogni caso se non avesse fischiato non essere contenti sarebbero stati i giocatori dell'Inter, ma a mio modo di vedere forse era più netto il rigore non fischiato qualche attimo prima per il fallo di Sanna, sempre su Bergkamp. Per il Cagliari invece la necessità di alimentare l'azione d'attacco con una certa continuità, attenzione Bergkamp in mezzo ed è Berti che segna il 2-0 per l'Inter. Nicola Berti, raddoppio per l'Inter al nono del secondo tempo, a coronamento di una lunga azione. L'Inter ha messo nelle condizioni Berti di battere praticamente a porta vuota. Rivediamo, vedete il lancio di Fontolan per Bergkamp che resiste bene, poi dà un pallone d'oro a Berti in posizione regolare, nessuna difficoltà per Berti che ha la soddisfazione di segnare ancora, aveva segnato anche con il Lecce, ma stavolta il merito principale di Bergkamp che è stato molto bravo a sfruttare un lancio ficcante di Fontolan, a resistere, a dare in mezzo il pallone a Berti per l'elementare tocco in gol, 2-0 per l'Inter. Anticipo ancora netto di Bergomi e palla buona per Bergkamp, punta Villa, entra in area, tocco per Jong, tiro, gol, combinazione olandese, 3-0, 18° del secondo tempo, ancora un assist di Bergkamp, stavolta a favore di Jonk, 3-0. Rivediamo Bergkamp, vedete, dà un pallone d'oro a Jonk, destro a pelo d'erba, nulla da fare per Fiori, ancora il buon movimento di corpo di Bergkamp, il piatto a servire Jonk, il tiro e il gol. Rivisto anche Fontolan e ha quasi aperto la strada al tiro di Jonk. 3-0 ora per l'Inter. Jensen, danese, comanda il calcio di punizione. Batte Sosa e il pallone termina il gol, gol di Berti. Berti ha segnato per l'Inter al 35° del primo tempo, gol di Nicola Berti. L'Inter passa in vantaggio al Prater, scatenando l'entusiasmo dei suoi sostenitori. Inter in vantaggio ed è proprio Nicola Berti l'uomo che aveva determinato la scossa, vedete, a girare da posizione angolata in rete un pallone che il portiere Conrad non riesce a controllare. Rivediamo ancora il buon controllo di Bergkamp che resiste all'attacco dell'avversario e batte sul palo più lontano, fuori dalla portata del portiere Conrad. Inter in vantaggio al 35° del primo tempo con il gol che abbiamo ripetutamente visto da parte di Berti. Poi va alla caccia del pallone, lo perde sull'attacco di Bergkamp, il cui suggerimento è per Jonk. Jonk per Sosa, sinistro, palo clamoroso, grande azione dell'Inter, Rubens Sosa coglie l'incrocio dei pali, splendida azione da parte dell'Inter sulla quale l'arbitro Jensen manda le due squadre negli spogliatoi. Vediamo la sassata tremenda di Sosa che coglie proprio il 7 a portiere battutissimo e l'Inter sfiora addirittura il doppio vantaggio prima di andare al riposo. Visto com'era cominciata la partita, davvero c'è da essere contenti del risultato finora maturato. Inter in vantaggio di un gol, ma soprattutto Inter che nella fase finale del primo tempo si è dimostrata padrona assoluta del campo. Vediamo e rivediamo la conclusione di Rubén Sosa con Conrad assolutamente impossibilitato a intervenire, palla sull'incrocio dei pali. Sì, si è vista anche prima nell'azione susseguente al palo di Marchigno, praticamente l'azione di Jurcevic non era stata seguita da nessuno. Attenzione Sosa, c'è Jonk, tocca per lui, Jonk resiste, Jonk, pallonetto ed è rete, Finn Jonk,
soprattutto a non aver avuto fretta di calciare la palla sul primo intervento. E poi eccezionale perché ha dimostrato di essere un giocatore freddissimo, facendo sedere praticamente Berti per Sosa, una bellissima azione, ma qui è la cosa che fa bravo, è stato bravo, facendo sedere praticamente Lainer. E poi bellissimo, perché freddezza da parte, pallonetto su Corrad, da uomo di classe. Fino adesso Jong non si era visto, ma è stato determinante, perché tante volte Sosa si era presentato davanti alla porta e non aveva avuto la freddezza di Jong. Avevo invocato un colpo di classe da parte di uno dei protagonisti e ci ha accontentato tutti Wim Jong con questo esterno delizioso sul quale davvero Corrad non può nulla. Adesso 1-0 per l'Inter. Intanto rivediamo ancora il gol fantastico di Wim Jong che scatena l'entusiasmo. Replica subito Salisburg, Firesinger. Resiste Fontolan, Zenga con i piedi. Si è fatto bene a rinviare nel... Si rivede qui il gol, ma che bravo, doppiamente bravo, prima a far sedere Lainer e poi a far sedere anche Conrad. Si aspetta il fischio per l'esplosione, eccolo, eccolo. Finisce la partita, l'Inter vince la Coppa UEFA, è un trionfo per Marini e per i suoi dopo le grandi paure. Guardate Zenga, grande protagonista, Walter Zenga, protagonista assoluto, un bacio ricco di significati direi. Ma era diretta a me? Chi lo sa, 7 secondi per noi, torniamo subito. Io sono bellissimo, niente colesterolo, mangio cracker alla soia misura. E finalmente una gioia per i tifosi dell'Inter dopo una stagione a dir poco tribolata, dopo tante paure, la paura imprevedibile addirittura per la possibile retrocessione. E invece adesso il trionfo, la seconda Coppa UEFA dopo quella del 91 targata Trapattoni, dopo i trionfi degli anni 60 in Coppa dei Campioni targati Eleni Herrera, adesso un altro alloro internazionale di grande valore, di grande prestigio, che può riavviare in qualche modo, no Salvatore, la grande storia di questa società. Abbiamo detto, questa partita era la partita della svolta, l'hanno vinta, hanno vinto la Coppa UEFA, perciò uno dei tre obiettivi che si erano prefissati all'inizio di stagione è una stagione positiva. Altre squadre che magari erano state coccolate più dell'Inter all'inizio di stagione non hanno vinto niente e hanno giocato forse meglio, sicuramente meglio durante il campionato, ma poi alla fine è importante arrivare primi. Forse abbiamo Gianmarco Francioso. Marco, se ci sei a te la linea. Rubens Sosa che è il più felice di tutti. Ma sì, un'allegria enorme. Abbiamo sofferto tanto quest'anno. Se lo dedichiamo ai tifosi, a tutti che ci hanno seguito tutto l'anno. Contentissimo, che un trofeo importante per me. Un campionato di sofferenze, però alla fine Sosa ha vinto qualcosa. Sì, hai vinto poco. Però oggi è un'allegria enorme. Sono stati fatti, speriamo di esserci nel prossimo anno. E questa è la promessa che vuoi fare ai tifosi, di esserci. Io ci sono con piacere perché mi sono attaccato molto a questa maglia e speriamo che sia così la prossima settimana. Grazie Sosa, ridò la linea. Sì Marco, quando vuoi naturalmente potrai intervenire, andiamo avanti così con la grande guarda testa. Io sono vicino a Bergkamp, cerco di raggiungere Bergkamp. Emozioni straordinarie, vai pure Marco. Ecco, è il primo commento di Dennis Bergkamp, un campionato che ha avuto tante polemiche per te. Però un epilogo felicissimo, una coppa subito al primo anno. Sì, sono molto contento perché in coppa penso ho giocato bene, anche la squadra. Penso in coppa abbiamo visto il ferro Inter. Questa è l'Inter che vuoi dare l'anno prossimo ai tuoi tifosi? Penso sì, quando noi giochiamo come in Coppa UEFA, siamo forti. Ecco, senti, si dice da tante parti che questa Inter potrebbe sfaldarsi, vari giocatori potrebbero andare via. Tu cosa dici? Vorresti tenere questi tuoi compagni o una nuova Inter l'anno prossimo? Non lo so, stasera abbiamo finto e pensiamo solo a questo, domani è un altro giorno. Come si sente Dennis Bergkamp? Dopo tante critiche. Adesso sono molto contento perché abbiamo finto qualcosa. Grazie a te Sandro. Ecco Bergomi che alza la coppa, il gesto più atteso forse un anno intero.
in particolar modo in questi ultimi mesi dopo l'esonero di Bagnoli, quando si capì che solo la conquista della Coppa UEFA avrebbe potuto dare un altro senso a questa stagione, ed eccola l'ambitissima Coppa UEFA, tanti uomini, tanti protagonisti e tante storie in questa finale, direi, no Salvatore, e questo è da sottolineare. Molti uomini hanno giocato questa sera senza conoscere il proprio futuro, eppure sono stati sempre presenti, direi, no? Più con il cuore magari che con altro. Ma sai, ci sono certi giocatori che magari nei momenti di difficoltà passano la testa. Invece questi giocatori dell'Inter hanno dimostrato che, pur essendo in bilico, perché il destino verrà domani, sarà domani o in futuro, hanno dimostrato di giocare per questa maglia con grande professionalità. Un grande merito, se mi permetti, io ho giocato con qualcuno di questi giocatori, Zenga, Ferri, Bergomi e anche Malik. Io mi accumulo Malik e Marini, per chi non lo sapesse. Mi scuso, ormai lo chiamavo sempre Malik, perciò mi scuso con i telespettatori. No. Però mi fa piacere, un piacere enorme vedere i giocatori dell'Inter alzare quella coppa che io non ho neanche visto in cartolina. Io vedo che Marco Francioso sta tentando il miracolo, e cioè Walter Zenga, protagonista della serata. Chiaramente Marco, appena sei pronto, chiedimi pure la linea. Ti vedo insieme a Walter. Sei pronto? Sono insieme a Walter. Ah, perfetto. Tantissimi complimenti, Walter. Sei giustamente acclamato da tutti come protagonista della serata. Guarda, sono contento per l'Inter. Avevamo bisogno. È l'Inter che vince. Poi domani vedremo. È un Inter che dopo tante critiche mostra il suo lato bello. Siamo noi, bellissimo, con tutta questa gente. Guarda, è veramente una grande gioia. Negli ultimi 4 anni, uno scudetto e 2 Coppe UEFA. Walter, dicono che sia la tua ultima partita. Ma chi se ne frega? A te, Sandro. È bellissima questa risposta di Walter. È fantastica. Si è voluto godere fino in fondo ha questa coppa. Ha voluto confermare quello che avevi detto tu. Cioè, il giocatore questa sera ha pensato a questa partita. No, assolutamente. Anche perché secondo me è convinto che dopo questa prestazione, certo, ovviamente quello che verrà domani, un posto lo troverà sempre. Ecco, ci sarà anche la componente emotiva secondo te nelle valutazioni che farà Pellegrini da domani? Io ho sempre sperato che ci fosse nel mondo del calcio, ma questa più che di cuore, direi che più affettiva, è proprio di rendimento, di quello che ha fatto vedere in campo, di essere un grandissimo portiere, di meritare ancora per diversi anni, nonostante i 34 anni, Walter, questa maglia. Vedete la gioia irrefrenabile di tutti i protagonisti, è una liberazione non soltanto per i tifosi, ma anche e soprattutto per molti dei giocatori. Qui vediamo i tifosi delusi del Salisburgo. Ancora Marco Francioso con Marini. Vai, con Marco, Marini. Vai. Un abbraccio da parte del pubblico, Marini se lo merita. A questo punto, dopo tante sofferenze, qualcosa, Marini? Sì, sicuramente il pubblico questa sera è stato meraviglioso, ci ha incitato dal primo minuto all'ultimo, e penso che questa coppa ce la siamo meritata in virtù della prestazione che abbiamo fatto a Vienna, ma soprattutto in virtù della grandissima prestazione che abbiamo fatto. Ecco, Marini aveva detto: adesso questo ultimo capitolo poi torno con i ragazzi. Adesso che ha vinto qualcosa inizia a prenderci forse un po' di gusto. No, assolutamente, adesso voglio gioire insieme ai ragazzi, insieme al mio presidente, insieme alla società, insieme a questo meraviglioso pubblico. Domani sarà un altro giorno e da domani vedremo il da farsi. Grazie Marini, la lascio al suo trionfo, la linea Sandro Piccinini.